Dodongo. Il Dodongo è una creatura della digestione leggendaria, dalla digestione leggendaria apparsa più volte nella serie di Zelda. La nascita. Un giapponese innocente dal 1945 fece una passeggiata per la strada di Hiroshima con una piccola lucertola rossa di nome Dimitri, quando vide un punto luminoso. Oggi l'esplosione nucleare si abbatte sulla sventurata giapponese, che si fuse assieme con la lucertola Dimitri e un paio di padelle in acciaio indistruttibile. Ecce Dodongo! Il Dodongo nel mondo di Zelda. Quando il giapponese scoprì di essere un Dodongo... Aspetta... La fine di un Dodongo. Decise di chiamarsi Dimitri, in memoria della lucertola. Disperato per il fatto di non trovare dei simili per divertirsi, andò alla ricerca di una sfigata che aveva avuto il suo stesso destino, e la trovò, solo che, a differenza di Dimitri, lei aveva il cervello di una pentola, e quindi si buttò in un vortice temporale che portava al mondo di Zelda, e Dimitri, capendo che un'occasione simile non poteva ripetersi, la seguì. Subito dopo una nottata di sesso per due dodonghi, arrivò il sadico Link che volle, e vuole ancora, uccidere tutti quelli che li capitano a tiro, e cerca di uccidere la dodonga in tutti i modi possibili, ma senza risultati. In un tempo impressionante, la dodonga fece le uova, che si schiusero e i dodonghini usciti uccisero Link, che venne resuscitato e teletrasportato da un'altra parte, come succede sempre. E fu così che la leggendaria razza di Dodongo cominciò a popolare Hyrule. Link fa amicizia con un Dodongo. L'arma per distruggere i Dodongo. Per distruggere i Dodonghi, Link decise di comprare 20 bombe nucleari in una sfera di 5 cm di raggio e pesante solo qualche grammo. E chiamò la creazione il Ba-Bomba, che per colpa di zucchero fu costretto a chiamarla la Bomba. Fu così che Link dimezzò la fauna del Dodongo e si impegna a continuare a farlo in ogni singolo episodio della serie, lanciando una decina di bombe nello stomaco ad alcuni e riempendoli di elio per lanciare nelle spine appuntite quelli, se si comincia il gioco, in Oracle of Season, come domesticare un Dodongo. Link non sta guardando di mezzo come potrebbe sembrare, bensì... Allora, il Dodongo non mangia bombe come molti potrebbero pensare. Infatti si nutre di una cosa assai più difficile da digerire, pizzoccheri. Vanno trasportati alla bocca del Dodongo con una scavatrice e devono rimanere crudi. Il Dodongo non deve essere rinchiuso. Deve rimanere libero per casa di mangiare i vostri compiti e i vostri genitori. Se non lo farete, mangerà anche la gabbia e dovete ricomprarla. Per non farlo annoiare, tutti noi sappiamo che quando si annoia mangia, devi farlo guardare qualche porno e leggergli una favola prima di dormire. Anche i Dodongo hanno dei sentimenti. Non giocate a Zelda. Il Dodongo ti mangerà il gioco e, se è particolarmente stressato, anche voi. Ricordatevi che i Dodonghi hanno gli occhi, le orecchie e la vescica, e di conseguenza hanno anche delle necessità. Se vi sembra che la loro bocca sia troppo piccola per mangiare il suo corpo, vi sbagliate. Infatti, prima di mangiare, i Dodonghi impicciscono il loro cibo. Se avete ancora dei dubbi, andate qui. Infine, per lavarlo dovete usare un idrante. Tipi di Dodonghi. Dimitri, il più famoso. L'intelligenza superiore a quelli degli altri Dodongo, ma non più di quel tanto. Lo porta a fare amicizia con Link per non essere maciullato. Ha la stessa incredibile abilità di Link di materializzarsi vicino al bordo del fosso ogni volta che ci cade dentro. Nonostante tutti gli altri Dodonghi si trovano in mezzo alla lava, Dimitri ama l'acqua e sa risalire le cascate come un salmone. Per questo si pensa che pesi solo un chilogrammo. Per questo è incapace di immergersi. Super Dodongo. Il più forte e invulnerabile a qualsiasi corpo esistente dell'universo. Ha un'intelligenza superiore e può mangiare anche meteoriti.
ma questo Dodongo non è mai esistito e mai esisterà. Pink Dodongo. Dodongo rarissimo, lo puoi trovare nei giochi craccati o con i colori rotti. Questo strano esemplare rappresenta un bizzarro colore rosa fosforescente, non fluorescente, proprio fosforescente. Quando ce lo vedi, anche nella camera di Lari... No, quando ce lo vedi, anche nella camera di Lari... Anche nella camera di Lari Ruff. Oltre al colore che vaglia agli occhi, è potente come il comune Dodongo. Bevi Dodongo. Nella grandezza di un foglio di carta, lo spessore, si infilano nella vagina e da quelli nasce il bambino. Ops, ho sbagliato. Beh, la forma è quella sua... La forma è quella, solo che sono grandi come un cane. La loro unica utilità è quella di rompere i coglioni. Stupid Dodongo. Il più comune. Avete presente quel Dodongo che aspira la bomba 20 volte per farsi maciullare la somma nel tentativo di sparare qualche fiammetta? Sono quelli. Explosive Dodongo. Quando una bomba nella stomaco del Dodongo non esplode, diventa il Dodongo esplosivo. Con il tempo la bomba riceve nutrizione, per crescere in continuazione fino a quando la bomba non prende possesso di tutto il Dodongo, per diventare un'unica bomba. Curiosità. Il Dodongo mangia Hatcher. I cavalli sono erbivori. Ma non c'è un cazzo. La velocità di un Dodongo varia da quella di una tartaruga di porcellana a quella di uno scoiattolo morto che viene infettato dal vento. Se calcoli il Dodongo al quadrato più un computer del 56, ottieni E uguale MC al quadrato, ma anche no. Il Dodongo non è un rinoceronte. Il Dodongo non è un cane. Link non vede l'ora di bombardare alcuni Dodongo.